Oddio, che giornata. Prima di tutto, grazie per i 120 spettatori simultanei live oggi. Peccato che non abbiamo raggiunto il minimo per cominciare le live gameplay su Yo-Kai Watch, ma su quello ci si lavorerà. Tempo di aggiornarvi sulle nuove notizie. Domande che sicuramente farete in primo luogo. Data d'uscita? Nessuna. Ci saranno nuove informazioni, le ultime proprio riguardanti la data d'uscita, in estate. Online? Ci sarà. E perché ci sarà? Beh, Victory Road uscirà globalmente. Ufficiale, link poi del blog in descrizione per queste info. Passiamo velocemente anche al fatto che il trailer abbia anche una versione inglese. Le voci in giapponese, ma le scritte e i sottotitoli in inglese a riconfermare l'uscita in tutto il mondo. E c'è anche un sito in inglese. Direi che l'uscita in tutto il mondo è confermata a priori. Infatti Ino ci ha riferito, anche nella live, che in scala globale si prospetta un'uscita tra il 2023 e il 2024, probabilmente simultanea. Ora, trailer. Animazioni fatte da MAPPA. Non ho nulla da dire su questo. Animazioni fatte da MAPPA. Che vedevo di? Ci ritroviamo a Kyushu, nella prefettura di Nagasaki. Più precisamente alla Nagumo-hara. 25 anni dopo gli eventi di Inazuma Eleven 1. La Nagumo-hara è una delle scuole più forti e promettenti del Giappone. Umei Sasanami è il nostro protagonista, che dopo un incontro con un personaggio di cui non voglio ancora parlarvi, cerca di riappassionarsi al calcio e quindi cercherà per la scuola nuovi giocatori per rimettere in sesto il club di calcio della scuola e ritornare sulla vetta del mondo per reincontrare proprio il suo salvatore. Endo Haru, figlio di Endo Mamoru o Mark Evans. Una cosa a riguardo, non ci saranno i personaggi vecchi della modalità storia. Vogliono provare a mantenere il cast nuovo fino alla fine. Potremo anche visitare nuovi luoghi e reclutare nuovi giocatori con le Bond Stars e i Bond Alley, come potrete vedere qui nel video. Gameplay riconfermato, già visto, chiamato Freestyle Mode. L'Inazuma V Caravan è stata annunciata. La nostra Inazuma Multipla. Ma la chicca riguarda la seconda modalità di gioco, che si contrappone alla modalità storia. Chronicles. Stile Strikers 2013, avremo a che fare con 4500 personaggi del passato, da Mark a Fei a Falco a Nosaka a Jack e altri ancora, passando tra sfide del passato. Mio parere personale? Ci aspetta un final announcement secondo me di fuoco. In estate verranno rilasciate le ultime info, si spera, ma in questo momento vi dico di godervi il trailer uscito oggi, che troverete in descrizione, e di aspettare. Siamo vicini alla fine, ragazzi, ed avremo il gioco anche noi. We can do this. Vi aspetto in un prossimo video. Iscrivetevi e fate i buoni.